Pace e bene! Oggi, come ultima pillola, vorrei raccontarti una piccola esperienza. Una volta una persona fu chiamata a dare la propria testimonianza in una parrocchia e questa persona voleva parlare anche della fede. Ad un certo punto, pensando che la risposta sarebbe stata scontata, interpellò un bambino lì presente. Gli chiese di alzarsi in piedi e venirgli vicino e davanti a tutti gli domandò: «Piccolino, dimmi, ma tu hai paura del medico?» «No», gli disse il bambino sereno. «Ma come non hai paura del medico? Tutti i bambini di solito hanno un po' paura. Sai il dottore, quello col camice che ti visita e a volte ti dà le medicine?» «No, io non ho paura». Tutti erano molto divertiti, soprattutto la nonna seduta lì a fianco. Allora la persona disse: «Ma dimmi, piccolino, mi spieghi perché tu non hai paura del medico?» «Semplice», gli disse il bambino, «perché mio papà è il medico, mio papà fa il dottore e io non ho paura del dottore». Tutti inteneriti sorrisero. Quest'uomo disse al bambino di ritornare a posto e, guardando i presenti, disse: «Ditemi, ci sarebbe un modo migliore per dire che cosa è la fede? Dio è medico e medicina dell'anima ed è nostro padre che ha cura di noi. Non temiamo dunque, miei cari, di accoglierne le sagge prescrizioni che la sua parola ci indica e di lasciarci curare da lui, guarire da lui. E da oggi, dato che finalmente ne abbiamo la possibilità, ritorniamo nelle nostre chiese, attingendo a quel tesoro meraviglioso che è l'Eucaristia, che i padri della Chiesa chiamavano farmaco d'immortalità. Sì, l'Eucaristia non ci cura da una malattia passeggera, ma dal male della morte eterna. Gesù ha detto: «Chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Pensa, come diceva il santo curato d'Ars, Dio ci ha procurato ogni cibo per il corpo, piante, erbe, animali e derivati, ma per la nostra anima non trovò nulla che fosse degno all'infuori di se stesso. Che mistero d'amore grande, vero? Coraggio dunque, rimettiamo Gesù al centro e ripartiamo. E grazie per aver accolto ogni giorno questi piccoli messaggi. Che il buon Dio ti benedica.